Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Prima di iniziare col video ti invito a iscriverti sul canale. Se ancora non l'hai fatto è facilissimo, basta cliccare qui di sotto, ma tanto sai come funziona. Più siamo e meglio è, ma adesso fine del prologo e iniziamo a parlare della Dakar 2023. Qualche giorno fa è stato svelato il percorso della Dakar 2023, che sarà un cost to cost. Si parte non più da Jeddah ma da Sea Camp per arrivare ad Amman nel Golfo Persico. Si attraversa tutta l'Arabia Saudita passando proprio per il quarto vuoto, che è il quarto deserto più grande al mondo, ma di questo ne parleremo dopo. Si parte come da tradizione il 31 di dicembre per il prologo, poi saranno 15 giorni di fuoco. I piloti, i concorrenti, gli equipaggi dovranno affrontare 8.549 km, 476 dei quali di prove speciali. La 45esima edizione della Dakar segna un vero e proprio cambio di passo. Tornano i grandi chilometraggi. Gli ultimi chilometraggi simili sono stati nel 2014 in Sud America, ma la Dakar di quest'anno segna un vero e proprio cambio di passo dalla prima alla seconda settimana. La prima settimana di corsa sarà sfiancante per concorrenti, difatti le prime 8 tappe sono tutte oltre gli 800 km, salvo per tappa 4, che è di soli, si fa per dire, 573 km. 8 giorni di fuoco, poi finalmente si tira il fiato e si fa la conta dei danni durante il giorno di riposo nella capitale Riyadh. La prima settimana sarà come la Dakar che abbiamo conosciuto finora, con dune, sabbia e veloci piste in terra battuta, molto tecnica, con la particolarità che ci sono molti più chilometri, molto di più di quelli che abbiamo conosciuto finora. La seconda settimana si apre all'insegna di speciali più corte ma molto insidiose. Si sta per una settimana totalmente nel quarto vuoto, il quarto deserto più grande del mondo, che è totalmente inospitale e disabitato. Mi ricorda un po' l'arrivo in Mauritania delle Dakar africane. Le dune anche qui sono altissime e sarà durissima anche per le assistenze, che quest'anno dovranno veramente guadagnarsela, perché ci sono solo 2 tappe a Margherita, il resto è tutto un continuo trasferimento. Per la seconda settimana abbiamo cambiato totalmente il ritmo. Passiamo da tappe lunghe a tappe corte, ma con molte dune, e questo cambierà la configurazione della Dakar. Ci sono più di 200 km al giorno, che sembrano pochi, ma sono ricchi di dune. È la prima volta che facciamo un percorso così diverso tra le 2 settimane. Occhi puntati su tappa 12, che è la prima parte della tappa marathon, dove all'arrivo i piloti e gli equipaggi non avranno l'assistenza dei loro meccanici, dovranno affrontare le riparazioni da soli e i mezzi saranno visti dai meccanici solo all'arrivo di tappa 13. Qui, se qualcuno sbaglia, è definitivamente fuori dai giochi. Vi ricordate, nel 2020 Toby Price ha fatto tutta la seconda parte della marathon con la ruota dietro legata con le fascette, perché si era squartato il copertone posteriore della sua KTM. Occhio quindi a tappa 12 e tappa 13. Ma sentiamo quello che ha da dire Casterà sul quarto vuoto. Non c'è nulla, non abbiamo trovato nessun animale, nessuna persona, nessuna impronta, nessuna traccia. È un vuoto totale, è interessante proprio per questo, perché si tratta di dune vere e proprie. Le dune che abbiamo affrontato fino ad ora non erano molto difficili, perché non erano molto chiuse. Ora avremo un livello di difficoltà maggiore. Arrivano obbligatori i roadbook elettronici per tutti. L'anno scorso c'erano solo per le macchine e i camion, quest'anno per tutte le categorie. Fatta eccezione per moto e quad, ma per il semplice motivo che ancora non si è trovato il modo di fissarli bene sulla torretta degli strumenti, perché con il sole, il riflesso, non si riesce a vedere il roadbook. Quindi moto e quad rimangono con roadbook cartaceo. La ASO ha inoltre introdotto un nuovo metodo di punteggio
per i vincitori di tappa che spesso e volentieri nel giorno successivo perdevano terreno perché costretti a sobbarcarsi tutto il lavoro di navigazione e da dietro, ovviamente seguendo le tracce, andavano molto più veloci. L'organizzazione quindi ha deciso di premiare chi apre la strada con degli abbuoni che verranno misurati dalla partenza al refueling, che sono circa 200 km. La compensazione o gli abbuoni, chiamiamoli un po' come ci pare, sono suddivisi in questa maniera. Per chi apre la strada, quindi, il primo prende un secondo e mezzo al chilometro fin quando riesce a stare davanti. Al secondo un secondo sempre al chilometro, mentre al terzo mezzo secondo. Questo vuol dire che il vincitore della tappa precedente, se riesce a stare davanti per i primi 200 km della tappa successiva, può guadagnare fino a 5 minuti, che in un'ottica di gara a lungo raggio potrebbe veramente cambiare le carte in tavola. La 45esima edizione della Dakar sulla carta è durissima. Io voglio sapere da te cosa ne pensi di questa edizione, se hai l'hype a 1000 come ho io, e voglio sapere anche secondo te chi vince. Me lo scrivi qui sotto nei commenti. Secondo me tra le moto vince Sanders, a meno che non cada anche quest'anno in trasferimento, ma occhio a Salvini che corre con la Fantic, il campione del mondo enduro, secondo me potrebbe regalarci qualche vittoria di tappa. Tra le auto sicuramente vince la ProDrive Hunter T1 più di Loeb, perché deve vincere un francese, troppo tempo che non vince un francese. L'anno scorso, già facciamo un po' di polemica, doveva già essere squalificato per essere arrivato all'arrivo senza una ruota di scorta. Quest'anno sicuramente vince lui. Tra i camion, con l'assenza della Kamaz Master e della MAS per una pura presa di posizione politica della ASO, la deve per forza vincere Macic. Macic, se non la vinci quest'anno, non la vinci più la Dakar. Dai retta un patacca, non la vinci più. Io ti ringrazio per tutto il tuo tempo, ti invito, se ancora non l'hai fatto, iscriviti qui sul mio canale, a lasciare un commento, condividere questo video e mi raccomando, ruba anche il telefono alla tua mamma, al tuo babbo, al tuo fidanzato e iscriviti, perché a voi non cambia niente e a me invece vuol dire tantissimo. Grazie ancora per tutto il vostro tempo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!